I've been sitting here thinking about all the things you do for me, how you make me feel. But wondering if it's the same for you, but when you're not around, I lose my mind. 'Cause you keep it like a secret, why won't you? Just please. Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Oggi vi parlo di una TV geniale, non per il suo prezzo, non per le sue caratteristiche, ma per alcune soluzioni che sono state pensate, studiate e rese facili per chi vuole una TV, direi, adatta a tutti, ad un prezzo però super aggressivo per le caratteristiche che offre. Ma prima di cominciare con il video, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo aveste fatto, e vi ricordo che in iscrizione troverete il mio canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi propongo un sacco di minimi storici, errori di prezzo ed alcuni coupon sconto che vi permetteranno di risparmiare parecchio, soprattutto in questo periodo che siamo praticamente alle porte del Prime Day. Ma detto ciò, cominciamo. Se seguite il mio canale YouTube sapete bene che per circa 10 anni più o meno ho lavorato in un negozio di telefonia e di TV. E di TV, ragazzi, io ne ho vendute tantissime. Talmente tante, credetemi, che appena ho aperto la confezione di questa TCL, sono restato davvero a bocca aperta. E adesso vi spiego anche il motivo. Per prima cosa va detto che ogni parte della TV è stata protetta alla perfezione per fare in modo che il televisore arrivi a casa nostra privo di segni, grafica, usati anche solo dall'imballaggio stesso. Una volta estratta comunque dalla sua scatola di vendita, la prima cosa che mi ha fatto dire bravi, bravissimi, e non sto scherzando, è trovare al suo interno due telecomandi. Uno classico per chi vuole usare la TV in modo standard, diciamo, no? Con i classici tasti per il cambio canale e cambio volume, mentre poi c'è un secondo telecomando Bluetooth dedicato a per chi vuole utilizzare la TV con tutte le piattaforme streaming che troviamo al momento in commercio, come YouTube, Netflix, Prime Video, eccetera, eccetera. Inoltre, come vedete, troviamo anche il tastino di Google sul telecomando, perché questa è una TV che non è solo smart, ma è una vera e propria Google TV, con tutti i molteplici vantaggi che questa piattaforma offre, che vi spiegherò tra qualche istante. La prima cosa che mi ha fatto dire in TCL sono dei geni, ma davvero dei geni, non sto scherzando, è la possibilità di scegliere se installare i piedini di appoggio lateralmente alla TV, quindi alle due estremità, o al centro. In questo modo geniale hanno risolto il problema di moltissimi clienti che non hanno mai acquistato una TV di dimensioni più generose proprio per questo limite. Cioè, capite, davvero ci voleva un istante a pensarci, no? E loro hanno già vinto in partenza. Io non rinuncerei mai ad un pannello più grande solo per colpa dei piedini che non si possono spostare, giusto? Piuttosto distruggo il muro o il mobile o cambio il mobile della TV. Ecco ragazzi, già solo per questo hanno tolto un limite che solitamente si riscontrava con determinati tipi di clienti. Hanno già vinto in partenza. Una volta assemblata la TV, e mi raccomando, fate attenzione a dove la appoggiate per non distruggere il pannello, e rimossi tutti i sigilli di protezione, si passa al design della TV. Devo dire che per il suo prezzo mi è piaciuta molto. Il design è minimal, bellissimo, le cornici sono ridotte all'osso e la solidità complessiva della TV è davvero ottima. Non è stata usata quella classica plastica economica che sembra quasi rompersi sotto le dita, non si ha quella sensazione da vuoto quando la si tocca. Anzi, a dire il vero, non parliamo poi solo di plastica, ma anche di alluminio. Sono tutti piccoli dettagli, avete ragione, ma che io noto immediatamente, soprattutto dopo anni di aver montato televisori in negozio, trovarmi questa qualità su questo prezzo è davvero tanta roba. Il modello in questione di TCL è un 55 pollici, ma in descrizione vi lascio i vari link con tutti i vari tagli disponibili all'acquisto. E dopo una prima configurazione semplicissima ho apprezzato immediatamente la qualità e la taratura del pannello. Pannello prodotto in casa da TCL 4K Ultra HDR compatibile con Dolby Vision, e tralasciando i 1000 tecnicismi che servono a gran poco perché schede tecniche ne troverete ovunque, devo dirvi che è incredibile come a questo prezzo ci si porta a casa tanta accuratezza e qualità dell'immagine.
bene e soprattutto piena compatibilità con qualsiasi tipo di piattaforma video disponibile ad oggi. Quindi non rinuncerete a nulla guardando i vostri filmati con qualsiasi tipo di piattaforma. Io sono un po' smanettone, lo ammetto, mi piace settare i colori, la gamma dinamica e portare la TV come più piace a me. E questo è possibile grazie anche ai tantissimi settaggi presenti a livello software. Ma devo ammettere, come già anticipato, che di fabbrica questo televisore si vede già molto molto bene, tarato in modo notevole, e il risultato è la qualità proprio restituita delle immagini, soprattutto con quelle piattaforme che permettono di avere tanta qualità, è veramente di livello. Arrivando da un TV OLED, ovviamente, il paragone non regge, soprattutto quando si parla dei neri, della profondità d'immagine. Ma dove invece mi ha sorpreso è per quanto riguarda l'illuminazione, con dei picchi molto superiori ad altre TV sulla stessa fascia di prezzo. E siccome nel mio caso avete un soggiorno parecchio luminoso, vi renderete conto di questa differenza e amerete questo televisore proprio anche per questo motivo. Detto questo, ragazzi, dopo oltre un mese che utilizzo questa TV come televisore principale, tanto da aver installato anche un pannello per coprire la mia televisione e usare solo questa, devo dirvi che sono restato parecchio soddisfatto per quanto riguarda tutte le piattaforme di utilizzo che ho avuto la possibilità di testare: Apple TV, Disney Plus, Netflix, Prime Video. Ho utilizzato davvero tutte queste piattaforme senza nessun tipo di problema. Io ho utilizzato il cavo di rete internet per avere una connessione più veloce e più stabile, ma anche utilizzando il wifi integrato non ho mai avuto problemi di buffering o di blocchi. Una volta pigiato il play, il televisore parte e vi permette di guardare il vostro film senza nessuna interruzione. Ovviamente, essendo una TV di ultimissima generazione, abbiamo piena compatibilità con il nuovo digitale terrestre appena presentato, il DVB-T2, oltre ad avere un ingresso dedicato alla TV satellitare. Per quanto riguarda quindi la qualità dei programmi televisivi normali, quando in HD, devo dirvi che mi ha pienamente soddisfatto. Lì la qualità si vede, che il pannello poi riesce anche a restituire un'immagine piuttosto fedele e dettagliata. Ovviamente, se guardiamo i classici canali in SD che ormai stanno per scomparire, la qualità cala, come giusto che sia, ma è un problema non legato a questo pannello, ma in generale con tutte le TV da 55 pollici, dove ormai l'SD è praticamente inguardabile. Visto che ci sono, vi elenco anche i vari ingressi di questo televisore. Ovviamente la TV standard, satellite, tre ingressi HDMI 2.1 con compatibilità ARC, uno slot per cam, due porte USB per hard disk o chiavette eventualmente, un'uscita ottica per l'audio e l'uscita cuffie. E non manca ovviamente la possibilità di appenderla a muro con una classica staffa con il VESA 4040, quindi completa davvero in tutto. Come anticipato, in questo nuovo modello di TCL a bordo abbiamo l'ultima versione di Google TV, che è un po' diversa da Android TV, ed è proprio grazie a questo aggiornamento che abbiamo una veste grafica del tutto nuova, c'è il Play Store e una valanga di applicazioni installabili direttamente sul televisore. Non manca davvero nulla, c'è proprio tutto, forse addirittura troppo per un televisore. Avere una TV Google pura in sostanza come questa TCL ci permette di portarci a casa tutta l'esperienza pura, vera e propria di Google TV, e nel tempo ovviamente troverete tutti gli aggiornamenti, i benefici e le nuove app che verranno implementate all'interno di questa piattaforma. Ed è una grande differenza, non sto scherzando, rispetto a molte TV che hanno invece un sistema proprietario, che poi spesso non vengono aggiornati, vengono dimenticati e sostanzialmente non diventa la TV vecchia, ma diventa vecchio il software e di conseguenza si perdono tutti i benefici del televisore smart che avevamo scelto, ed è una grande differenza poi a distanza di tempo. Il pannello della TV, insomma, come avete capito, mi è piaciuto molto, si vede davvero molto molto bene, i materiali usati idem, troviamo poi molti ingressi e, come avete visto, il software di ultimissima generazione è la ciliegina sulla torta. Ma ad aggiungersi a questa carrellata di aspetti così positivi di questo televisore c'è anche un altro aspetto, l'audio, ragazzi, in collaborazione con Onkyo, che anche se ben distanti da un audio dedicato, da una soundbar e quant'altro, devo dire che ho apprezzato molto la resa sonora. Gli speaker, che raggiungono 20 watt integrati, permettono davvero di avere un risultato ottimo, soprattutto quando andiamo a guardare i nostri film o anche ascoltiamo dei brani musicali. Devo dirvi che nel complesso, parlando comunque di un televisore non troppo costoso, sia il volume che la qualità dell'audio mi ha soddisfatto parecchio, e a conferma di tutto ciò posso dirvi che anche mia moglie, che non è una appassionata del settore, ha sentito immediatamente la differenza.
Stavo quasi per dimenticare, avete ragione, le porte HDMI sono di tipo 2.1 e hanno piena compatibilità anche con le piattaforme gaming, le varie console da poter collegare al televisore. Il pannello non è a 120 Hz, ma riesce ad avere comunque un'ottima resa anche per chi acquista un televisore come questo per andare a giocarci, quindi molto bene. Nonostante i mille elogi, come avete capito, essere una TV che mi è piaciuta moltissimo, soprattutto per il suo prezzo davvero aggressivo, se confrontato anche con altri brand, qualcosa che non mi ha poi alla fine pienamente convinto c'è, ovvero il software, che poi fiora l'occhiello di questa TCL, ma non è accompagnato probabilmente da un hardware sufficientemente potente. Questo comporta una certa lentezza nell'utilizzo quotidiano, nel cambio canale, nel passaggio da un'applicazione all'altra, nell'apertura di un'app quando accendiamo il televisore, c'è una certa lentezza. Questo è dovuto sicuramente da questo aggiornamento Android che è più pesante rispetto al passato e questa televisione non ha avuto un upgrade importante a livello hardware e questo si fa un po' sentire soprattutto se arrivate da un televisore che ha una versione di Android magari più leggera e permette di essere un pochettino più veloce. Ovviamente non è nulla di drammatico perché poi ci si abitua, ma ripeto, io che ad esempio sono abituato ad utilizzare Apple TV o comunque dei dispositivi esterni che sono molto più veloci nell'uso quotidiano, questa cosa l'avverto un po'. Io ve lo dico per trasparenza perché è l'unico punto che non mi ha convinto al 100%, ma questo potrebbe magari anche cambiare tra un mese o due quando la versione di Android o di Google TV verrà aggiornata e magari migliorata rispetto all'hardware che è montato nel televisore stesso. Ci sarebbero moltissime altre cose da dire su questo televisore che probabilmente ho dimenticato, come ad esempio mi viene in mente la possibilità di utilizzare una webcam e fare delle videochiamate con Google Duo, il Chromecast integrato, l'assistente di Google che ci permette di utilizzare la TV con il telecomando o direttamente con la nostra voce. Quindi diciamo che ha tutte le funzioni base di un televisore smart con una versione di Google davvero ottima e una completa piattaforma per lo streaming che è davvero fantastica e questo è uno dei punti che più mi è piaciuto di questo televisore. Concludendo, devo dire che al prezzo di 599 euro per il taglio da 55 pollici è sicuramente la TV ad oggi con il miglior rapporto qualità-prezzo-prestazioni. Il pannello è decisamente di buona qualità, l'audio è ottimo, i materiali costruttivi e di design idem. Abbiamo anche due telecomandi per i più esperti e i meno esperti e ragazzi, la geniale scelta di poter posizionare i piedini al centro o lateralmente rendono questa 55 pollici adatta praticamente a tutti. Inoltre il software non è una scheggia, ok, ma è super aggiornato, quindi non vi troverete tra un anno o due con una TV vecchia o senza quell'applicazione che magari è uscita e il vostro televisore non la supporta, perché qui abbiamo Google e quindi le app ci saranno sempre tutte. Bene ragazzi, per oggi è proprio tutto, come sempre vi ricordo che troverete tutti i link qui sotto in descrizione per l'acquisto di questo TCL, oltre a trovare ovviamente in descrizione il mio canale Telegram delle offerte che vi consiglio di seguire per non perdervi tutte le offerte che ci saranno proprio in questi giorni grazie al Prime Day su Amazon e non solo. Ragazzi, io per oggi vi saluto, noi ci vediamo prestissimo sempre qui sul mio canale YouTube e mi raccomando, se avete visto il video fino alla fine, commentate con un hashtag Viva TCL, così almeno so chi di voi che mi seguite avete visto il video fino alla fine. Ciao ragazzi e a presto.